cominciati nei giorni scorsi i lavori di sistemazione degli alloggi popolari di via Ugo La Malfa. Il comune come sta intervenendo? Perché si tratta semplicemente di lavori, diciamo così, ordinari. Per i lavori straordinari invece è necessaria una somma maggiore e le IACP a cui appunto spetta questo lavoro straordinario vi hanno chiesto la realizzazione di un progetto. In realtà, come dice bene lei, la proprietà delle case popolari di via Ugo La Malfa non è del Comune di Mascali. Il Comune di Mascali ne ha soltanto la gestione ordinaria e non quella straordinaria. Pertanto, in merito a questo stiamo realizzando dei lavori per la messa in sicurezza per quanto riguarda tutte le facciate, per evitare che ci possano essere pericoli per le persone. E nel frattempo, dopo 20 anni che viene richiesto dai condomini che sono i residenti del luogo, in pochi mesi abbiamo realizzato un progetto di ristrutturazione. Già abbiamo contattato gli organi competenti della regione siciliana che hanno il compito di finanziare un lavoro straordinario di questa dimensione, un lavoro che tra l'altro abbiamo visto con il computo metrico che si aggira intorno ai 600.000 euro. Pertanto ecco, noi stiamo realizzando quello che oggi è la possibilità che ha un comune come il nostro di fare una piccola manutenzione, soprattutto per rendere sicuri i luoghi alle persone che lo abitano. Questo progetto di cui appunto vi chiedevano la CP, gli uffici tecnici l'hanno realizzato, lo stanno realizzando, c'è qua. Già è pronto e stiamo completando soltanto l'iter burocratico. Il progetto in sé è pronto con tutto quello che è i calcoli, dobbiamo completare le ultime fasi e poi portarlo a Palermo. È una promessa che avevo fatto ai residenti 2 mesi fa e già siamo pronti con le carte.